Alle 8 di mattina circa 170 famiglie di Fiumazzo, frazione di Alfonsine, sono state fatte allontanare da casa. Anche i treni sulla tratta Ravenna-Ferrara erano stati interrotti. Così i militari dell'8° Reggimento Genio Folgore hanno fatto brillare all'1.05 la bomba della Seconda Guerra Mondiale, sganciata da un aereo delle truppe alleate inglesi che mirava la ferrovia. Mentre facevo un lavoro di ripuntatura, che è una tecnica che si usa prima delle arature per dissodare le profondità, ho sentito un colpo. Sapevo che c'era perché mio nonno, da poi, dal tempo della guerra, si ricordava che due non erano esplose, di quegli ordigni lì, e mi sono immaginato subito che era uno di quelli. Si è preso paura quando l'ha visto? Subito no, perché non l'ho visto. Però dopo sono ritornato indietro nel solco, poi quando l'ho tirato su, ho visto la punta, dopo ho capito subito che era lui e l'ho lasciato stare lì. Poi sono continuato il mio lavoro, mentre ho avvisato le forze dell'ordine che sono venute subito. È un'operazione pericolosa perché l'ordigno potenzialmente potrebbe esplodere in ogni momento. Quindi noi stiamo provvedendo a rendere l'ordigno, a fare brillare l'ordigno, quindi renderlo poi definitivamente inoffensivo. E abbiamo effettuato una richiesta, uno sgombero per un raggio di 900 metri intorno all'ordigno. Come verrà fatta esplodere la bomba? Vi Con delle cariche che abbiamo apposto all'ordigno. capitano spesso interventi di questo tipo? Dall'inizio dell'anno questo è circa il 200° intervento che facciamo, particolarmente in questa zona.